Un, due, on air. Buongiorno a tutti, siamo ad ESC 2014 e in questo momento si terrà la presentazione di XT Hidenat, che è un modulo per IPTables per fare autenticazione steganografica di pacchetti TCP/IP, e dopodiché ci sarà a sorpresa la presentazione del progetto TrackMap. Sono Claudio Agosti del Centro Studi Hermes per la trasparenza dei diritti umani in rete e la mia mail è vecna@globalleaks.org perché lavoro in questo progetto Global Leaks che vi consiglio di guardare, o meglio ancora di aspettare mezz'ora perché poi faremo mezz'ora su Global Leaks Door to Web in questa stanza. Allora, Hidenat è un modulo per IPTables. Lo scopo è far sì che quando lo attivi su un server e su un client si possa stabilire una connessione che, qualora venisse intercettata e controllata da una terza parte, questa terza parte possa essere ingannata. Quali sono i problemi specifici che si vuole risolvere? Un access control più figo del port knocking. La resistenza all'hijacking a livello 4, quindi a livello TCP/IP, e la sconfitta delle probe cinesi utilizzate contro Tor. Sono tre problemi totalmente differenti, vediamoli singolarmente. Allora, il port knocking è quel meccanismo che usano i system administrator per proteggere i loro servizi. Hanno un server, sanno che esistono degli exploit zero day, sanno che se lasciassero esposto tutti i servizi per loro, come esempio SSH d'amministrazione o per statistiche o altro, potrebbero rischiare di avere delle violazioni. Questo gli darebbe fastidio. Allora, col port knocking fanno sì che mandano dei pacchetti prima che si instauri la sessione. Questi pacchetti non servono a contenere a stabilire una connessione, ma quanto più a dimostrare che qualcuno vuol collegarsi a quella porta nascosta. L'host è configurato da sistemista. L'host riconosce questi pacchetti e di conseguenza apre la porta solo per un limitato range di tempo. Questo qui è port knocking, vuol dire bussare. Prima di trovare una porta chiusa o aperta, busso e a quel punto viene aperta. L'hijacking invece è quell'attacco che esiste da sempre nel TCP/IP, esisterà sempre. Se qualcuno sta intercettando una connessione TCP, potrebbe dire: client, ora tu smetti di funzionare, ti mando un pacchetto che ti chiude la connessione e tu credi che sia chiuso. Server, tu stai parlando col client, ma io ora prendo il suo indirizzo, inizio a comunicare a nome suo e di conseguenza tu continuerai a portare avanti la connessione come se fosse stato l'altro ad averla iniziata, ma in realtà sono io. Quindi, immaginando che stiamo parlando di un protocollo in chiaro, stai per inviare una mail, inizi a scrivere chi è il destinatario, l'hijacker, la persona nel mezzo, interrompe il tuo invio di mail, tu vedrai un errore. O potrebbe anche ingannarti che in realtà l'hai inviata correttamente, e poi la persona nel mezzo inizia a scrivere la mail al posto tuo. E l'altro punto invece i probe. I probe sono un meccanismo che si è inventato apparentemente la Cina come primo stato che l'ha implementato massivamente per individuare le connessioni fatte con Tor. Tor, tutti sapete cos'è, Tor è un meccanismo di anonimato che in alcuni stati si è cercato di bloccare. Normalmente, per bloccarlo, succedeva che uno Stato intercetta le connessioni che escono dal suo Stato, guarda il tipo di traffico che c'è, e se è traffico di tipo Tor, viene bloccato. Allora Tor aveva fatto già da anni fa di simulare il protocollo HTTPS, perché HTTPS è quel protocollo che contiene un sacco di attività legittime e legate al business che non possono essere bloccate. Allora, la Cina cosa ha fatto? Per discriminare se una connessione HTTPS contenesse davvero HTTPS o Tor, tiene nel grande firewall cinese delle sonde che stanno a monitorare le connessioni. Quando vede una connessione che esce dalla Cina verso una macchina in HTTPS, entro 15 minuti un qualunque IP assegnato all'intero spazio cinese effettuerà una connessione verso l'host. Quella c'è la connessione da scoprire. Effettuando la connessione, chi sta impersonando il client vede se gli risponde Tor o gli risponde HTTP. Se gli risponde Tor, lo mette in blacklist. Se invece risponde HTTP, dice: no, è un servizio HTTP che non conoscevo, me lo segno. Quindi sono davvero tre tipi di problemi abbastanza differenti. Questi due qua sono più o meno simili. In entrambi i casi, quello che si vuole ottenere è che chi vuole raggiungere un certo servizio di cui ha conoscenza possa avere un meccanismo per raggiungerlo. Ma perché deve essere,
steganografico, perché se tu sei il come si chiama il centro controllo cinese? Il dipartimento? No, ma il dipartimento. DOD? No, ma non è cinese quello. Dici sono simili. E vedi una connessione che è particolarmente differente, è un protocollo che tu non conosci, potresti anche dire, se non conosco questo protocollo lo blocco. Quindi quello che devi far sì non è di creare nuovi meccanismi di occultazione, ma creare dei dei meccanismi che vengano confusi per altri. Allora, il threat model, appunto, è la definizione che qualcuno sta scannando il tuo host o snippando le connessioni, vede una connessione entrante, cerca di collegarsi e quello che vedrà è un servizio differente da quello che c'è in mezzo. Avete capito il problema? Ok. Allora, esiste in Hippotables già l'implementazione da molti anni di Destination NAT. Destination NAT è una cosa che quando viene applicata però l'applica a tutti quanti. Destination NAT è un modo per dire tu mi stai collegando il mio IP alla porta 80, ma in verità sto usando questa porta solamente perché il firewall aziendale me lo consente, ma devo farti collegare a un'altra porta dietro di me. Quindi usi la Destination NAT così da cambiare l'indirizzo destinazione al quale stai collegando. La connessione che stai stabilendo è comunque fatta verso host e porta primari, anche se in verità stai parlando con quegli altri. Semplicità, questo qui è un esempio di come si manda questo comando, bisogna agire prima che il pacchetto venga routato, si agisce sulla tabella di tipo NAT, si specifica il protocollo, in questo caso, nel caso la porta sorgente sia 1.2.3.4.5 e la destinazione 22, allora rigira sulla porta 2.2.2.2. Questo già ci fa capire che se qualcuno si collega alla porta 22 di questa macchina, solamente nel caso in cui la porta sorgente è 1.2.3.4.5, allora raggiungerà un altro servizio SSH. Tutte le altre persone raggiungeranno il servizio SSH della macchina su cui sta girando questa regola. E questo già ci fa capire come semplificatamente può avvenire. HideNAT invece si basa sul fatto che esistono due byte randomici all'interno del pacchetto IP, che si chiamano l'IPID. L'IPID è utilizzato per identificare in modo univoco un pacchetto, così che se venga frammentato possa essere ricostruito. Quello che è importante. Antani. Ok. Questo valore di 2 byte deve semplicemente essere randomico, ma cosa succederebbe se invece di essere randomico fosse pseudo-random e la macchina lato server semplicemente aspettasse che c'è una sequenza specifica, nel caso questa sequenza specifica è rispettata, allora continua a girare i tuoi pacchetti verso un altro servizio, nel caso questa sequenza si rompe, allora immagina che qualcuno ha preso il controllo della connessione. In questo modo stiamo riuscendo a discriminare il fatto che questa sequenza di dati apparentemente randomici può essere usata come autenticazione. Allora questa sequenza non deve far altro che essere derivata da una chiave crittografica precedentemente condivisa tra client e server. E di conseguenza questo ci consente di avere addirittura multiple sequenze in memoria di sequenze di ID che da quando iniziano a essere rispettate si può associare la connessione di uno specifico utente e questo specifico utente può essere rigirato verso un servizio differente da quello pubblicamente visibile. È un work in progress, questo qui è il repository su quale devo ancora commentare il poco codice fatto e soprattutto manca ancora l'analisi crittografica. Perché può essere un pochino più difficile l'analisi crittografica? Perché i byte disponibili sono davvero pochi. Ci sono 3 byte utilizzabili 3 byte disponibili di entropia all'inizio della connessione all'interno del sequence number, che è composto da 4 byte, ma per via dei sync cookie solamente 3 sono disponibili. E poi ci sono i 2 byte dell'ID. Questo significa che se hanno 5 byte disponibili, sapendo che ogni volta che c'è un'autenticazione crittografica è necessario mettere alcuni byte di padding random, così che
l'operazione che viene iterata generi un risultato sempre differente, allora dobbiamo utilizzare almeno 2 byte di integrità e di padding random e poi uno per identificare l'utente che si sta cercando di autenticare e 2 che sono invece quelli per l'autenticazione. Quindi lo spazio di manovra è davvero poco, nonostante è così che funziona. Qui capiremo un attimo come si visualizza, cosa succede quando si vuole cambiare questo parametro, questo campo all'interno del header IP. Questo è l'ID indicato da tcpdump che appare all'inizio del header con questi 2 valori randomici. Questo qui è una connessione che avviene in modo normale e se lo si vuole modificare si può provare con hping a generare dei pacchetti che hanno specificato che tipo di ID avranno. E si vede effettivamente che questo si ripercuote e giustamente viene influenzato. E quei pochi byte sono comunque sufficienti per poter discriminare se una connessione sta rispettando questa sequenza e quindi è ancora quella stabilita dall'utente che voleva effettivamente comunicare con noi o no. L'implementazione richiede 2 livelli di patching, uno in user space e uno in kernel space, perché è così che funziona iptables. C'è una piccola parte di libreria che estende le opzioni che iptables vi offre e la verifica delle opzioni che ci sono, e poi quella in kernel che invece implementa il meccanismo di nutting. Quello che volevo aggiungere a questo meccanismo è sul server side, questo è quello che succede lato client. Lato client tu definisci che se matcha una certa destinazione oppure una certa sorgente oppure una certa porta, allora applica questa chiave, questo utente. Questo significa che se anche tu stai contattando un servizio che non ha hide NAT, tu stai modificando dei parametri che sono comunque legittimamente randomici, quindi non è che stai impattando, rovinando le tue connessioni verso gli altri. Potresti dire: io ho solamente un utente hide NAT e di conseguenza tutte le mie connessioni in uscita hanno questo tipo di applicazione. Solamente i servizi davvero che stanno utilizzando questo meccanismo anche lato server triggereranno l'autenticazione. Server side invece quello che serve è specificare un device tipo slash dev qualcosa, no, slash proc slash qualcosa, perché sono le interfacce con le quali i programmi in user space possono comunicare con la roba in kernel. Perché questa cosa? Perché per riuscire a rendere un'implementazione così basso livello utilizzabile da applicazioni del 2014 è necessario che sia controllabile via HTTP API. E quindi avere un servizio che possa dire: guarda, questo utente si vuole collegare, questa è la chiave che ho prestabilito, in un canale differente un utente si può autenticare o stabilire la sua chiave che durerà per giorni, anni, mesi o minuti, e da lì l'utente otterrà la sua connessione. E questo qui sinceramente quello che deve avvenire sempre lato server, quindi la parte di processo aperto nel quale stanno le combinazioni di utente, chiave e destinazione. Questo perché su un solo servizio tu puoi anche destination nattare molteplici servizi e a seconda dell'utente che sta arrivando rigirarlo. La cosa punta forte è che se una persona sta intercettando non nota una quello che nota non è un protocollo differente, ma casomai dei pattern differenti se fa passive traffic analysis. Passive traffic analysis è quando si vede che se ci si aspetta della connessione verso un servizio HTTP, ci si aspetta dei pattern come poche richieste e tante risposte. Se invece tu stai facendo SSH, avrai costanti richieste di un byte e un byte che torna indietro, perché così funziona l'eco su una console. Quindi questo tipo di analisi, che è comunque a un livello superiore, può ancora capire che c'è una differenza di protocollo. Questo tipo di analisi può comunque essere ingannata con dei meccanismi di padding oppure semplicemente avendo dei servizi differenti ma di stessa tipologia. Quindi ho un servizio HTTP con un contenuto per dare a tutti e chi si autentica ne vede un altro. Ok, questo qui era la prima parte della presentazione. Ho 3 minuti per quello che mi rimane. Sì? No, tecnicamente alle 15:30 i talk diventano di Global X e Tortu Web e lo facciamo in molte più persone. Quello di cui voglio parlarvi invece in pochissimo tempo,
perché tanto abbiamo ancora 16 minuti. Con 16 minuti si fa tempo a avere un infarto e essere recuperati. Quello di cui voglio parlarvi invece dopo è il progetto che si chiama TrackMap. Ah, c'è tempo per una domanda. Dimmi. No, sono due cose che proprio non si toccano. Sì, sì, sì. Sto pensando che l'unico caso in cui potrebbero eventualmente avere dei conflitti potrebbe essere con il device in proc, ma no, se un kernel crea un device, Jar Security non è che sta a dirgli non puoi scriverci. Ah, no, appunto, perché avendo tu una sequenza ben definita, causi che appena tu non hai più il segreto per poter computare la prossima ID aspettata, allora la tua connessione viene riconosciuta come iniettata. Cioè, per autenticare, non autentichi solamente il primo pacchetto o il secondo, autentichi ogni pacchetto. A dire il vero la parte che tu... Ok, ho capito. La risposta giusta è la parte crittografica non ancora definita, perché volevo riuscire a definire solamente quella di rete e poi chiedere a qualche crittografo esperto. Per ora che non c'è il codice, sì. Lo standard ormai è randomico. Però che sappia io, OpenBSD c'aveva l'opzione dedicata per mettiti random, Linux c'aveva l'opzione di mettiti random, e guardando anche i due pacchetti in sequenza che ho messo erano proprio due cose molto scosi tra loro. Possiamo scoprirlo dopo con pochi colpi di grep, però sono convinto che ci sia attualmente una buona ragionevole randomicità. Va anche detto che sì, quello che uno potrebbe identificare la peggio è che manca di incrementalità, nel caso, e sarebbe comunque plausibile avere dei grossi shift, perché tu dovresti avere il traffico locale che non si vede verso l'esterno e quindi fa aumentare l'incontatore dell'ID, però guarda, sono davvero convinto che sia randomico ormai. TrackMap, mi siedo un attimo. In sintesi serviva per dimostrare che i media nazionali, adesso usiamo i media come caso di studio, però in verità qualunque tipo di sito dedicato a una popolazione va bene per questo tipo di caso di studio. Questi media nazionali spesso cliccano, portano al di fuori della nazione stessa delle informazioni legate a cosa l'utente, cosa i cittadini stanno cercando. I media sono il caso utile perché rappresentano quel tipo di siti che, se analizzati passivamente, dimostrano l'interesse di una specifica persona o di una popolazione o di un gruppo geograficamente localizzato. Allora avevo fatto questa presentazione al Festival del Giornalismo che voleva analizzare proprio i media italiani. Ora scorro in modo estremamente rapido perché questa qui è durata 45 minuti e mi mancano, diciamo che ho massimo 10 minuti. Questa presentazione spiegava in sintesi come è stata fatta, quindi prendendo 43 media italiani, diciamo a caso ma per ordine di utilizzo, veniva fatta una connessione con PhantomJS. PhantomJS è Firefox che gira senza mostrare la console, ma che gira in console senza mostrare la finestra, verso la loro home page. Si monitoravano tutte le connessioni che vengono stimolate, quindi ogni volta che c'è un banner, un elemento tracciante, il login di Facebook, quelle sono tutte connessioni che il vostro browser sta facendo, ma che voi non avete veramente richiesto, perché voi volevate andare su ansa.it, che vada anche su Facebook, non è il vostro scopo. Su ognuno di queste
Inclusioni, che quindi sono server di terze parti, si effettua traceroute. Traceroute vi mostra tutti i passaggi che la vostra connessione deve effettuare per raggiungerli. Tutti questi passaggi sono identificati con un indirizzo IP, molto spesso indirizzi IP di carrier e provider. Tutti questi indirizzi IP possono essere risolti geograficamente, cioè GeoIP è un meccanismo che consente di dire se un certo indirizzo è associato a una certa nazione o a un'azienda di quella nazione. Quindi faccio traceroute da qui a ANSA, ma aspetto di passare per, facciamolo, traceroute www.ansa.it. Quello che dovrebbe succedere ora è che senza usare delle opzioni tipo meno N, così eviti di darmi la risoluzione, meno timeout, era, non mi ricordo. Ma la rete funzionerà? Sì, perché sono aggiunto questo qua. Beh, comunque, qui c'è la risoluzione, ci sta dicendo, guarda, stai passando per delle classi interne, quindi classe 10, fino a qui, che possono essere quelle interne ESC. Dopodiché esci su questo indirizzo IP che non sai effettivamente di chi sia o cosa sia, allora usi GeoIP Lookup come utility che ti dice, è italiano. Ok, grazie. E questo qua invece? GeoIP Lookup. Ah, siamo andati in United Kingdom. E questo qua invece? Siamo ancora in Gran Bretagna. Allora, magari per farci un pochino più idee, potremmo dire, vediamo host su questo IP, facciamoci un reverse, e ci fa capire che siamo su interroute.net, che può essere una CDN, quindi dei sistemi di content delivery network che vengono utilizzati per i siti alto traffico per potersi distribuire meglio sulla... Però, vedendo la parte di hostname, mil, cal, score, questo sembra che sia un router di un carrier, e quindi... Sappiamo che stanno viaggiando verso l'Inghilterra, anche se ufficialmente andare verso ANSA ci potrebbe essere una cosa che stia locale, sì? Entrambe le cose, e al momento sto facendo attività di ricerca per riuscire a capire come si può meglio localizzare, anche è vero che per quello che si vuole andare a dimostrare, se ci fosse una l'equivalente della National Security Letter che dice, cara interroute, visto che sei del Regno Unito e visto che sei soggetta al nostro servizio segreto, per piacere dampa questo traffico o daccelo, questa possibilità di coercizione legale ci sarebbe comunque. Quindi quello che qui vediamo con GeoIP è che una range IP è o presente in una nazione o intestato ad un'azienda di quella nazione. Perché può capitare che tu raggiungi i server di Akamai in Italia e ti dice queste classi sono associate all'America. Teoricamente è stato sottostà a leggi italiane, ma viene amministrato da inglesi. Quindi non so darti sinceramente una risposta giusta a questo riguardo. Diciamo che i dettagli su come si può approfondire e ritunare la questione del traceroute e GeoIP li vedremo, perché sono una cosa da migliorare. Per adesso dedichiamo i prossimi 5 minuti a spiegare questa ricerca. Fatta questo tipo di realizzazione, si tira fuori una mappa e di conseguenza in modo questo test era fatto per l'Italia, di conseguenza avevo fatto questo su dei media italiani, quindi quello che trai fuori ad esempio che Huffington Post o Calcio Napoli 24 stavano includendo tutti questi urli di terze parti, Corriere, ADN Kronos, e Fanpage, tutti questi altri. Avevo iniziato a fare fuori un po' di grafici, ma quello che più interessava era anche capire, alla luce del fatto che meccanismi come FoxAcid dell'NSA, se una connessione passa tramite uno dei tuoi router controllati, può essere utilizzata per iniettarti del malware e comprometterti la macchina. Quello che posto che quello che volevo dimostrare era
che se un media sta includendo terze parti estere causa che i suoi utenti vengono esposti in azioni estere e causa che i suoi utenti vengono cioè perde la riservatezza dei suoi utenti e quindi li espone ad analisi oltre che attacchi attivi. Allora ho tirato fuori dell'output di questo tipo per far vedere come un media italiano tocca in verità molte altre nazioni e a seconda di ogni media c'era una mappetta dedicata. Questo piccolo colore in Sud America è in verità la Guinea francese, quindi si illumina quando si passa in Francia, ma non è che qualcosa passa in Sud America. Questo qui era il prototipo realizzato ad aprile. Quello che poi è successo è che ho continuato il progetto grazie anche al supporto di un gruppo chiamato Tactical Tech Collective, di tedesco, e questo repository, Help Against Track, sta contenendo sia lista di molti altri media sparsi nel mondo, quindi far sì che non ci sia un'analisi legata a una country specifica, ma a tutte le country potenzialmente del mondo, per adesso ho tutte queste, e poi ce ne sono altre che richiedono revisione, perché per avere una lista di media buona devi avere qualcuno del luogo che li conosca e li validi. Soprattutto quello che è utile è una divisione tra media nazionali e locali, perché il Corriere di Parma ti identifica maggiormente in modo geografico perché sei un parmense probabilmente, però non è che tutti i cittadini italiani che dopo vogliono verificare quanto sono esposti devono vedersi anche i media locali. In questo momento a livello prototipale c'è questa mappetta qui meglio organizzata, molto lenta, che si compone di alcuni dei dati che sto iniziando a ricevere grazie all'analisi distribuita, perché gli step sono due. Quando uno stato vuole essere aggiunto deve prima riuscire a avere la sua media list messa nelle media list verificate e dopodiché avere qualcuno che nel singolo stato o in un server di quello stato faccia girare lo script. Lo script appunto fa PhantomJS, Traceroot e JVP e poi manda i risultati verso un nostro hidden service. Se avete dei server sparsi per il mondo e ho conoscenze di media dei paesi non presenti qua e volete contribuire, ci ho spiegato come fare, ma dopo vi dedicherò anche volentieri dei minuti. Ho sforato di... no, mi mancano ancora 2 minuti per tutto. E queste qui, vediamo un pochino dei risultati che stavano qui. Tipo Italia, National Media, ci guardiamo la stampa e ci fa vedere che queste qui sono le nazioni che vengono incluse. Con 24 connessioni non volute, solamente per il fatto che mi sto guardando la stampa e ho in questo momento, basandoci su gli host inclusi e quindi risolvendo quale tipo di company via dietro, si vede quali sono alcuni non riconosciuti come account Google, che è un po' imbarazzante perché poi vedi Google cosa c'ha di associato, cosa c'ha Nielsen di Image Worldwide, Twitter e quelle di G. Ci sono per adesso alcune country, il progetto non è ancora rilasciato ufficialmente, quindi questa è una sorta di prototipo anteprima, e si potrà appunto selezionarsi i propri media che si leggono per poi vedere effettivamente quante country possono potenzialmente sapere cosa stai facendo, grazie al fatto che vedono dai referrer e dai cookie che stanno transitando chi sei, cosa facevi prima e da quale notizia stai provenendo, e la lista di tutte le companies che stanno tracciando e sono implicitamente messe. Questa qui, volendo, associata ai media, può essere anche un po' una critica al fatto che attualmente il modo di fare informazione online si basa sul fatto che un giornale deve fare un sacco di impression, la qualità ne risente perché i giornalisti sono anche tentati di semplicemente tradurre notizie dall'estero pur di fare impression perché guadagnano grazie ai banner, e questo non va nella direzione di un'informazione di qualità. Però a parte questa riflessione specificatamente sui media, si potrebbe applicare anche questa analisi su liste differenti, come esempio tu sei un cittadino che va sulla pubblica su un sito della pubblica amministrazione, vuoi che la roba rimanga in Italia o ti fa piacere sapere che giri? Finché gira in Europa siamo ancora tutelati dalla stessa legge sulla privacy, nel momento in cui ti gira in Russia o in America cosa cambia?
Nel momento in cui la PA utilizza un server ospitato su Amazon, cosa significa? Lo sai? In questo modo qui quantomeno lo puoi sapere visivamente. Ora volevo mostrarvi un simpatico traceroute che veniva dalla Palestina, in cui c'era un giro quantomeno bizzarro. Forse questo, sì. Ho sviluppato delle API che sono viste nel lato backend, e questo è uno degli esempi dell'output da chiarirsi sul tema geolocalizzazione. Questo qui è un'inclusione, l'inclusione dell'host vsharedis.com. Chi di voi usa uno script delle volte vede che appare: ehi, sharedis, vuoi eseguire gli script? Lo permetti o non lo permetti? In questo media www.alyam.com, che è un media palestinese. Il traceroute ci dice: iniziamo dal territorio palestinese, passiamo in Regno Unito, arriviamo in United States, torniamo in Regno Unito, passiamo per Israele e torniamo in Palestina. E questo è un giro quantomeno atipico, quindi immagino che la questione di GeoIP affidabile non sia più tanto affidabile. Sicuramente questa connessione sta passando per router che non sono palestinesi, e quindi qualcuno delle entità indicate nel mezzo potrebbe anche damparsi, duplicarsi questo traffico, e dal punto di vista informativo del progetto penso che sia ancora accettabile dare questa doppia informazione. Sto cercando dei meccanismi migliori per meglio magari identificare come il routing si muove e come si sposta, eccetera. Considerate che pochi mesi dopo che la Crimea è diventata parte della Russia, una delle cose che ha fatto la Russia è stata portare dei nuovi cavi internet perché le connessioni passassero tramite la Russia e non più tramite i provider precedenti. Comunque ho sforato malamente, quindi domande? Troppe? Ok, keyword delle domande? Eh sì. Chi è che c'è del talk dopo? Grazie. Grazie Assemblea Soci per avermi concesso del prolungamento. C'è tempo per le domande. Sì, ma penso che prima di affermare una volontà sia importante capire dove stanno passando davvero le connessioni. Quindi è anche possibile che il routing venga dirottato per delle finalità di intelligence. Non vorrei gridare al lupo il lupo prima che sia vero. E vi consiglio di seguire il talk di Marco Ditri di quest'oggi sul de-peering e sul perché il traffico locale deve stare nella nazione locale. Ma è RIPE che li assegna, quindi dipende da chi è stato assegnato, non è una questione di autodichiarazione. Sì, sì, sì. Esattamente, sì, sì, è pubblica. E appunto che talvolta c'è anche il problema che non l'hai assegnato specificatamente a una nazione, ma a un continente. Delle volte mi trovo Europe. Che mi vuol dire Europe? Chi è Europe? Non lo so, però quello è il dato che ho per il momento. Idealmente l'autonomous system, che è un altro dato di cui riesco ad avere delle informazioni, decompressed, tipo 10 palestinian, 3 slut. Questi qui sono gli output che ricevo dai tester sparsi per il mondo. E, no, pipì. Cos'è che sto cercando? Ah, ok. È qui che verbo traslog. Questi qui sono gli output
del trace route, e quello che si vede qui è anche l'autonomous system da quale si passa. L'autonomous system identifica più facilmente il carrier, però anche qui si tratta di entità che possono essere sovranazionali, che so Google ha il suo autonomous system ed è sparso per il mondo, oppure Google non è associato specificatamente ad una nazione nonostante risponda alla legge americana. Quindi i dati di, cioè passare da trace route a una legge a quale sei soggetto non è così immediato, però è comunque una riflessione utile da farsi. Le CDN le volevo gestire in modo differente. Più che togliere fuori, volevo gestirle così. Faccio resolve e poi reverse. Dal reverse vedo se sei una CDN, perché sono legata a una lista specifica. Il brutto di una CDN è che magari vedi la Facebook CDN che ti arriva in Italia, perché sta usando degli IP italiani, oppure la connessione non ti esce dall'Italia. Però sapendo che è la Facebook CDN, già associ a arriva in America, perché comunque è sottostato ad una società americana. Quindi in questo caso il routing dovrebbe dirti arrivo, viaggio per 3 hop in Italia e poi arrivo in America. Non c'è un passaggio geografico della connessione, però arrivando a una CDN è l'altra. È quello che volevo espandermi un po'. Ci sono però varie direzioni di espansione, tra analizzare come cambiano gli script iniettati, quindi analizzare più JavaScript per vedere se ci sono dei sistemi di tracciamento come Ever Cookie utilizzati o no, piuttosto che se qualcuno ti fa tamperazione col canvas, che ti riconoscono l'hardware, come ho scoperto che faceva AdTease. Quindi analizzare di più la direzione dei tipi di script che ci sono iniettati, o dedicarsi di più alla questione geografica, o dedicarsi anche alle leggi, nel senso che noi siamo trattati come cittadini esteri, quindi con meno diritti dei cittadini nazionali, e questo sappiamo solamente sull'America, che siamo cittadini di serie B finché siamo esteri, perché questo l'abbiamo scoperto dalle rivelazioni di Snowden e dal dibattito che si è sviluppato a riguardo. Però non sappiamo come siamo trattati in Russia o le nostre connessioni sono state in Russia. Eppure dall'analisi della mappetta vedrai che le nostre connessioni passano anche per la Russia talvolta, o per il Giappone, e così via. Magari anche quel tipo di ricerca può essere utile. Ho sforato davvero di troppo, quindi è meglio se le altre persone del progetto Global Leaks vengono qui. Grazie per l'attenzione, e dopo, se volete, possiamo parlarne ancora.